Bene, dunque noi ci siamo lasciati che avevamo visto un po' di variabili di environment e avevamo cominciato a vedere come fare degli script, cioè fare dei comandi che sono comandi che fanno quello che gli chiediamo di fare noi, che non è per forza. E in particolare avevamo preso come, diciamo, come scusa l'idea di misurare le durate dei file WAV, no? E farne un totale. Potremmo, ce l'hai una cartella con dei file WAV dentro, Francesco, da qualche Ce l'ho parte qui? Come dici? No, quelli guarda. dei. Ti insegno io un modo buono. Allora, se tu per esempio qua, non so se ce l'hai già installato, ma c'è un comando che si chiama locate, che è sostanzialmente lo spotlight di Mac. Locate e scrivi locate.wav, per esempio. Invio. Ok, allora qua ce n'hai un bel po'. Allora, facciamo così, facciamo un link simbolico a... Ecco, questa della galleria, questi della galleria, va? Fai così, fai... così facciamo, cominciamo a lavorare come si lavora seriamente. Siccome vogliamo averceli sotto mano, facciamoci un link simbolico qua, ln-s. Cos'era quello? Spazio, slash usr, Devono di lib, questi. LibreOffice Share Gallery, dai, sounds, ok. La copia, sì. No, no, non quello, no, quelli sopra ce ne sono di più. Ma copiati il path, cioè fino a sounds, ecco qua fino a sounds, Forza. ok. Copiati quello. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, aspetta, fai spazio, suoni. Ok, invio. Adesso fai ls-l, vedrai che c'è una cartella che è quella là, che è linkata simbolicamente a quella roba là. Se tu fai cd suoni. ls-l. Ok, adesso quello che avevamo visto è che se facevamo sendinfo, fai sndinfo asterisco, qua sndinfo è il comando. Questo è un comando di csound, cioè sta dentro la suite di csound. Fa di Spazio. root. Sì, sono di root, ma tanto te li fa leggere uguale perché hai permesso di lettura. Ah, vedi che tu sei un altro, non sei né gruppo root, eccetera, eccetera, ma hai permesso di lettura. Quindi asterisco.wav oppure asterisco basta qua, tanto sono tutti wav. Invio. Ecco, lui ti fa vedere tutto. Adesso il problema è che uno vorrebbe sapere quanti sono, cioè quant'è la, no? E avevamo fatto un comandino che ce lo faceva fare, no? La cosa è che questo comando era vabbè, intanto rifacciamolo. Ve lo ricordate com'era fatto? Era un file, l'avevamo chiamato in maniera piuttosto allegra, forse adesso metterei un altro nome. Boh, chiamiamolo dur. No, però devi fare atom. Che è successo a Sheila? Si è suicidata. Atom dur. Questo è un nuovo file. Vai, invio. Ok. No, ho detto Atom perché tu usi Atom, Sì. no? Ok, adesso qua metti
facciamolo bene adesso stavolta. Facciamo hash bang, cioè diesis punto esclamativo. Punto esclamativo slash bin slash bash, cioè gli diciamo che questo script deve usare bash per essere eseguito. Vai a capo. Allora, il comando che avevamo fatto, lascia un paio di righe, adesso poi metteremo. Avevamo fatto questo, cioè al comando dovevamo passare almeno un file per misurarlo, e se non aveva un file doveva abortire. Allora, per fare questo mettiamo un if qua, e è if spazio aperta quadra spazio dollaro diesis, cioè dollaro hash spazio meno LT, adesso poi vi spiego, ve l'ho già spiegato ma ve lo rispiego, meno LT 2 spazio 2 spazio 2, tutti spazi in mezzo, 2 anche spazio in chiuso, ecco. Questo significa se gli argomenti sono meno di 2 allora devi uscire, e come diciamo di uscire, vai a capo, ci metti then, vai a capo ancora, fai un tab e qua mettiamo un messaggio d'errore, echo spazio aperte virgolette dollaro zero è il nome del comando, quindi prima di dollaro zero devi mettere usage due punti, questo è come si fa la cosa normalmente, due punti spazio dollaro zero, poi ci vuole spazio file, e poi generalmente quello che si fa è di mettere spazio aperta quadra punto 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 chiusa quadra. Che vuol dire, sì, nel senso che vuol dire uno o più file. Questo è nel gergo, questo è ok? Questo tipo di notazione significa questo. Ok? Adesso, questa cosa qua, noi non la vogliamo far uscire dallo standard output, ma la vogliamo far uscire dallo standard error. Ok? Quindi questa cosa qua si fa così. Dopo le virgolette scrivi 1 superiore, cioè ridiretto, cioè 1 è lo standard output, 0 è lo standard input, 1 è lo standard output, lo dobbiamo ridirigere nello standard error che è il 2, quindi è 1 superiore, no, ampersand 2, cioè viene unito allo standard error, no, ampersand è l'e commerciale. Ok, dopodiché qui dobbiamo uscire, non dobbiamo continuare ad andare avanti. Nella cartella Sony, come dici? È giusto che sia nella cartella Sony? No, non è giusto, anche non te lo farà scrivere questo perché non hai i permessi. Comunque vai a capo, adesso lo risistemiamo, vai a capo e fai qui fai exit meno 1, no, exit spazio meno 1, scusami, sono sempre spaziati perché lo spazio è il separatore qua, vai a capo e qua ci metti fi, perché siccome c'è l'if si chiude col fi. Ok, bravissimo. Ok, adesso continuiamo col comando. E il comando, se vi ricordate, cioè io mi ricordo vagamente, è fatto così: snd info spazio dollaro
dollaro chiocciola. Questo vuol dire tutti gli argomenti del comando. Li passo direttamente a SND Info. Poi l'output qua lo devo un po' rimasticare, no? Scrivi pipe. Dunque, cos'è che facevamo? Facevamo prima un grep, spazio. Ah no, scusami, l'output di SND Info va tutto sullo standard error, quindi qua lo dobbiamo, devi fare pipe ampersand. No, ampersand, non dollaro. Ok, spazio. Poi qui facciamo grep. Dunque, noi qua dobbiamo cercare la parola grep, G-R-E-P. La parola seconds, no? Perché cerchiamo quella riga lì. Seconds. Poi facciamo un altro pipe. Qui, se ben mi ricordo, dovevamo levare gli spazi iniziali. Sed con un editor in linea. Sed spazio meno E spazio apici. Ve lo ricordate tutto questo, no? S slash, dunque caret ci va, inizio riga si indica col cappelletto, il caret, ok? Backslash S, no, backslash S, questo significa una quantità, cioè backslash S asterisco vuol dire tutti gli spazi che ci sono all'inizio me li levi, perché fai slash adesso e slash ancora. Allora, quello che sta fra gli slash è quello che si chiama un'espressione regolare. Oggi la spiegheremo che cos'è un'espressione regolare, ma è sostanzialmente, si prende una classe di caratteri, no? E li si trasforma con le regole che stanno nella seconda parte dello slash. In questo caso qua non c'è niente nei secondi slash slash, quindi significa levami tutti gli spazi bianchi. È chiaro il concetto? Ok, andiamo avanti. Dopo le virgolette ci vuole un altro pipe. No, ci vuole un altro pipe, perché adesso qua dobbiamo tagliarli. Dobbiamo tagliarli e dobbiamo prendere il quantesimo campo, non mi ricordo più. Boh, mi sembrava fosse il 7 o qualcosa del genere. Fai cut, C-U-T, spazio, meno D. Qua bisogna dirgli che il delimitatore è lo spazio. Meno D, aperte virgolette, spazio, chiuse virgolette. Ok. No, solo una. Ok, spazio. Prendi, facciamo a caso, fai meno F7. Ok, prendiamo il settimo campo. Adesso non mi ricordo se è così. Vediamo che cosa viene fuori. Salva, dovrai probabilmente risalvare. Cioè, fare salva come, salva con nome e vai indietro di uno. Sì, e lo chiami dur e basta. Ok, va bene così. Ok, andiamo al terminale. Adesso usciamo da quella directory, cd punto punto spazio punto punto. Ok, adesso fai ls-l, vediamo se c'è sto file. Il file c'è, ma non ha permessi di esecuzione. Vedete, i permessi di esecuzione non sono attivati. Per attivarli noi possiamo dargli o il numero che fa riferimento ai bit, che numero gli dovremmo dare per dare il permesso di esecuzione a user group e others.
esecuzione è questo qua. No, è l'ultimo, è la X alla fine. Sì, ma l'uno però si deve sommare con gli altri, se no se gli dai uno puoi eseguirlo ma non lo puoi leggere. Orsù, provate, dite qualcosa. Allora, sono 3 bit, 3 bit e 3 bit. Hello. Allora, se voglio dare lettura, scrittura, esecuzione al proprietario. Ok? Il primo numero che cosa deve essere? Tutti tre uni. Che cos'è 111 in binario? No, perché 1000 è 8. Quindi 111 è quello subito prima di 1000. Chi è il numero prima di 8? 7. Ok? Quindi il primo numero dovrebbe essere 7. Il secondo, io voglio dare al gruppo la lettura e l'esecuzione, ma non la scrittura, e anche al terzo. Quindi il primo numero è un 7, il secondo è un... è 101, no? 5. E il terzo? 6. No, 6. 6 sarebbe lettura e scrittura al gruppo, ma non l'esecuzione. Sarebbe 1106, eh? Almeno fino a 7 i numeri binari li dovete sapere tutti. Almeno contare fino a 7. Ok? Sheila, è chiaro? Se tu gli dici 6, proviamo a farlo, tanto proviamo a farlo. Guarda cosa avviene. Per esempio, mettiamo chmod, scrivi Francesco, chmod 760 o 766, ok? No, facciamo 760 prima. Dur, spazio dur. Ok? Fai invio ls-l. Ok, vedi come è venuto, Sheila? È venuto lettura, scrittura, esecuzione per il proprietario, lettura e scrittura per il gruppo e niente per gli altri. Ok? Questo non va bene. Quello che noi volevamo era lettura, scrittura, esecuzione per il proprietario, lettura ed esecuzione, non scrittura. Non vogliamo che la gente ci cambi il file, no? Essendo parte del gruppo Francesco. E poi vogliamo lettura ed esecuzione per gli altri. Quindi il... questo sopra. Beh, come questo sopra, salvo che non è una directory. Quindi non c'è il flag D all'inizio, ok? Quindi, incidentalmente vi devo dire che ho detto una stupidaggine l'altro giorno sugli iNode, devo correggermi, perché sono andato a riguardarmi la faccenda e non è così. Lettura, allora... Se io voglio lettura, scrittura, esecuzione, lettura, esecuzione, lettura, esecuzione, qual è il numero? 755. È 755. Però volevo farlo dire a Sheila. Vabbè. Ah, no. Cattivo, non lo farei mai più.
Ok, 755. È chiaro, Sheila? Sì. Cioè è 111 101 101. Se tu lo guardi, adesso fallo, dai. LS-L. Se tu lo guardi, vedi che è 111 101 101. Ok? Lo so, questa è roba da nerd, mi rendo conto, ed è così, però è molto comodo vederla così, una volta che vi siete abituati è velocissimo e capite tutti i diritti, gli attributi, queste robe qua le capite al volo. Ok, adesso se io faccio punto slash dur mi dovrebbe dare l'errore, vediamo se lo fa. Ok, lo fa. E fai eco spazio dollaro punto interrogativo. Vi ricordate che ritorna il valore di ritorno del comando? Dollaro punto interrogativo. 255. Perché ritorna 255 e non meno 1? Noi abbiamo detto di ritornare meno 1. No, 256, ah sì, 255 e meno uno in binario. Perché per numeri a 8 bit, se li vedete in maniera segnata, 255 sono 8 bit a 1. Ok? Se li vedete in maniera segnata, cioè segnata, 8 bit a 1 sono meno 1. Vi ricordate quel discorso che abbiamo fatto sui numeri complemento a 2, eccetera, eccetera, in binario? Pensavate che era una stupidaggine che io mi ero inventato così, ma attraverso queste cose qua si capiscono un sacco di roba, si capisce un sacco di roba. Ok? Quindi 255, se lo vedete come 8 bit non segnati è 255, se lo vedete come 8 bit segnati, cioè 7 bit col segno, questo equivale a meno 1. Ok? Se vogliamo la riprova di questo, proviamo a fare la riprova di questo. Esiste un comando meraviglioso che è un calcolatore online che fa calcoli su basi come le qualsiasi, che si chiama BC. Vabbè, BC, no, BC funziona tutto da linea di comando, per cui facciamo un eco. E gli diciamo eco, aperte virgolette, e mettiamo la base di ingresso, cioè il numero con cui la base di entrata, mettiamo IBase, cioè questa è la base numerica di ingresso, uguale 10, punto e virgola, ma non mi ricordo, magari non funziona, ma O base, la facciamo 2. No, O base, no 0 base. Te posso in francese. Uguale 2. Punto e virgola. Adesso scrivi 255. Spazio. Sì, come vuoi. Punto e virgola. E poi scrivi meno 1. Punto e virgola, poi chiudi le virgolette e spari tutto dentro BC. Fai pipe BC. Così. No, pipe. Invio. Sì, non fa quello che volevo, va bene. Cioè, lui mi fa la.
No, mi sa che la questione della base viene fatta soltanto sul primo numero. Prova a levare. Allora, avete visto che il 255 in binario, cioè con base 2, viene 11111, eccetera, eccetera. Ok, adesso proviamo a fare la stessa cosa, ma col solo meno 1. Scusa, leva il 255. Ok? No, non prende nemmeno in considerazione l'idea che i numeri possano essere negativi. Va bene. Forse devo studiare, no? Non mi ricordo se c'è un modo di dire che non voglio, cioè che voglio i numeri segnati oppure non segnati. Comunque, credeteci, meno 1 in binario. Con 8 bit è 1111 tanto quanto l'altro. E potete anche fare la riprova di questo, se, cioè meno 1 più 1, no, meno 1 più 1 deve fare 0, no? No, questo lo dobbiamo fare. E quindi se voi sommate 0 a quella collezione di uni, scusate, se voi sommate 1 a quella collezione di uni, vi vengono tutti zeri. Perché uno, dal primo 1, 1 più 1 fa 0 e porto 1, 1 più 1 fa 0 e porto 1, eccetera, eccetera. Diventano tutti zeri e naturalmente c'è un riporto che va oltre gli 8 bit e quindi si perderebbe. Chiaro? Qual è il concetto? Bene. Ok, andiamo avanti. Adesso prova a fare questa cosa. Punto slash dur spazio suoni slash asterisco punto wav. Invio. Salve, Ok, ci ho azzeccato, sono tutti, questi tira fuori tutti i tempi. Va bene? Adesso qui avevamo aggiunto un comando di awk per fare la somma. La awk è un linguaggetto che fa da filtro di testo e avete visto che faceva la somma. Se volete lo facciamo. Riprendi il comando, fai atom dur da qua. Ok, adesso dopo il cat, quindi il cat ci spara fuori tutti questi numeri. Adesso tutti questi numeri li spariamo dentro awk. No. Pipe, spararli dentro si fa attraverso il pipe, con la ridirez col maggiore si ridirigono dentro un file, quindi creeresti un file che si chiama awk, non è quello che vuoi fare, ok? Awk, C'è no, ok. AAAWK, che sono le iniziali dei creatori di questo linguaggio. Ok, allora spazio apici, begin, no, tutto maiuscolo, scusami, begin tutto maiuscolo. Questo è un pezzo di codice che lui fa prima di fare qualsiasi altra cosa. Spazio aperta graffa, no, graffa, totale uguale 0. Beh, maiuscolo. No, questa è una variabile, tu la puoi chiedere, totale uguale 0, punto e virgola. Poi aperta graffa, questa è è la cosa che lui esegue per ogni riga, totale più uguale dollaro 1,
cioè prendo il primo argomento e lo sommo al totale. Poi di nuovo, poi subito dopo scrivi end tutto maiuscolo, no, senza punti, no, non ci vuole, no, ah, nemmeno dopo l'altro, dopo il begin, no, non ci vogliono i punti lì, niente, e end deve essere tutto maiuscolo. Aperta graffa. Allora, questo è quello che viene eseguito all'inizio, quello che viene eseguito per ogni riga, quello che viene eseguito alla fine. Alla fine dobbiamo stampare il totale. Print. No, print minuscolo. Print totale. Uguale. Spazio. No, print spazio totale. Più semplice di così se muore. Ok, poi scusa, esci, vai sotto, qua possiamo fare che ci mettiamo exit, spazio, beh, qui ci possiamo mettere 0 perché è considerato giusto. Oppure possiamo mettere il valore di ritorno dell'ultimo comando. Cioè, così se OK va male, ma OK non può andare male. Ma insomma, comunque, se questa è una scelta nostra. Però diciamo che ci mettiamo 0, così se arriviamo fino a qua usciamo bene. Salva. Ok, torniamo là. Fai il comando di prima, questo. Sì, ecco, per esempio qua il dollaro 1, perché gli arriva questo? Non gli dovrebbe arrivare questo? Ah, perché dollaro 1, aspetta un attimo. No, devi, allora qua c'è una cosa interessante. Vai, prendi Atom. Allora, lui dollaro 1 qua lo ha interpretato come dollaro 1 della shell, perché c'è una differenza tra le virgolette doppie e le virgolette singole. Le virgolette doppie vengono interpretate, cioè praticamente vengono sostituite tutte le variabili. Dopo vi faccio vedere meglio col comando echo. Mettici su OK, mettici le virgolette singole. Sapevate che c'era una differenza tra le virgolette doppie e le virgolette singole? La differenza è proprio questa. Leva, ok, salva. Adesso sono pronto a rimangiarmi tutto. Vai. Ok. Adesso funziona. Avete capito quello che è successo nel vecchio comando? Dollaro 1 veniva interpretato dallo shell e veniva sostituita con l'argomento, con il primo argomento della riga di comando, mentre invece il dollaro 1 noi volevamo che fosse interpretato da OK nel suo input, che il dollaro 1 in quel caso là è il numero. No, quei numeri che vedevamo sopra. Ok? Allora, e va bene. E qui siamo arrivati sostanzialmente a dove eravamo arrivati l'altra volta, con alcune modifiche. Vi faccio vedere questa cosa delle virgolette. Prova a fare echo. Allora, spazio, aperte virgolette, doppie. Suoni slash asterisco punto wav. No, asterisco però. Perché no asterisco? Invio. Ah, ecco. Non ha fatto quello che pensavo.
Scusa, fai senza virgolette, fai eco suoni asterisco slash asterisco punto wow, senza le Slash. virgolette. No, questo espande. Vai. Invio. Ok. Vabbè, adesso non ho capito perché non fa l'espansione, però qui, in questo caso qua, lui ha fatto l'espansione, cioè questa è la shell che gliela fa, ok? Fa l'espansione delle cose. Non capisco perché non lo fa nel caso, cioè perché allora quello che sapevo io è che le doppie virgolette vengono interpretate dalla shell, mentre invece le virgolette singole non vengono interpretate. Ok? Quindi per esempio, se facciamo lo stessa cosa ma con le virgolette singole, però a sto punto viene lo stesso che le virgolette doppie. Ok, invio. Ok. Non so perché. Scusa, prova a fare un'altra cosa. Fai ls, virgolette singole, suoni slash asterisco punto wav, chiuse virgolette singole. Invio. Ecco, vedete, lui qua non ha, lui dice, ma suoni.wav non esiste, suoni slash asterisco.wav, perché lui cerca, non fa l'espansione dell'asterisco, quello che si chiama il name globbing, ok? E questo, diciamo. Ok, adesso proviamo a vedere se lo fa invece con le doppie virgolette. Non capisco perché, però non lo fa. No, non lo fa. Allora significa che Bash non funziona come penso che funzioni. Però dovrebbe. Eh? Le rimesse singole. No, ma questo è il suo errore, è il suo messaggio di errore. Però. No, non dovrebbe comportarsi in questo modo. Sorry, studierò e vi dirò. Ne approfitto per correggere quello che ho detto l'altra volta riguardo agli iNode. Gli iNode sono degli identificativi nella FAT che identificano il cluster relativo al file, come vi avevo detto, soltanto che gli iNode sono unici per identificativo, anche se il file ha tanti nomi. Adesso facciamo che facciamo un link non simbolico, facciamo un link hardware a questo programma che abbiamo scritto e facciamo ln spazio dur spazio durata, così li vediamo uno accanto all'altro. Invio. Ok, adesso fai ls-l. Ok, e vedete che dur e durata hanno il numero subito a sinistra subito a destra degli attributi è 2. Perché questo file ha due nomi per lo stesso inode. Era questa la cosa che su cui avevo sbagliato. Se tu fai adesso ls-li, lui ti fa vedere anche il numero di iNode. Invio. Ok, e vedete che è lo stesso iNode. Quindi da questo si capisce che il file è lo stesso, cioè se io cambio durata o cambio dur, sto cambiando lo stesso file. Capite? Tutto chiaro il concetto? Se questo non è un file, ma è una directory, il numero
almeno così dice la documentazione, indica le sottodirectory esistenti. Prova un po' a vedere, fai ls documenti, non c'è nulla di pornografico dentro, no? Possiamo guardare. No, Ls documenti, invio. Ok, lui ne segna 4 e qui ce ne sono 2, ma se voi fate ls-a documenti, guardando bene tutti i file che ci sono, in realtà ne vedete 4 perché ci sta anche la directory tab. Vai. Vabbè, vabbè. Vedete che c'è la directory corrente, la directory superiore che figurano tra le directory, più 2 file. Ok? Quindi sostanzialmente ce ne sono sempre 2 di più di quello che vedete realmente. Ok? Tutto a posto? Bene, possiamo levare il file durata che non ci serve. RM durata. Rimane vivo il file dur. Ok? Ok. Ok, questa cosa qua. Adesso vi vorrei dare un compito per la prossima volta. Un challenge. Fai cat cat spazio dur. Invio. Allora, questo poi lo metteremo online, quindi c'è già tra l'altro della lezione vecchia. E vorrei che faceste un comando simile a questo, un po' diverso, che mette il nome del file e la sua durata, ok? E volendo anche altri dati, per esempio il numero dei campioni, eccetera, eccetera. E poi alla fine una serie di totali. Cioè modificate questo file per fargli fare questo tipo di cose qua. Se volete un consiglio, per fare un comando del genere è meglio usare direttamente, subito dopo sandinfo, il comando awk, che vi permette di fare un filtro, molto più completo. Io qua, in questo caso qua, ho usato un paradigma molto molto noto di Unix, che è quello del small is beautiful. Tutti questi comandi sono dei comandi minuscoli che fanno poche cose, no? Ma lo fanno specializzate. Vi dico, sandinfo tira fuori i dati. Grep seleziona delle righe, non fa altro che selezionare delle righe. Sed fa dei piccoli cambiamenti locali all'interno di uno stream di testo. Cat taglia lo stream di testo e tira fuori i campi che volete voi. E awk è la cosa un po' più sofisticata che fa. Che è un vero e proprio linguaggio di programmazione, cioè potete programmare in awk, però per esempio è un linguaggio di programmazione molto semplice che non ha strutture dati, per esempio, per dire, quindi non è che si può fare cose estremamente complesse e articolate. Non ha strutture dati, però ha array associativi, c'è tutta una serie di cose molto, molto interessanti. Ecco, l'idea nel programmare da linea di comando è esattamente l'opposto di quello che si fa generalmente con i cosiddetti programmi grafici monolitici, no? Photoshop fa tutto lui, sa tutto lui, fa tutte le cose lui e se per caso non le fa, ciao, fine della questione. Mentre invece sulla linea di comando si può veramente trovare sempre quello che serve, quello che fa per noi. Ok? Ora,
Detto questo, facciamo un attimo di ricapitolazione e concludiamo su questa parte della linea di comando, con altri comandi che possono essere utili. Per esempio, un comando, che questo fa parte proprio della shell bash, è il comando alias. Il comando permette di stabilire un alias per un dato comando. Per esempio, se noi usiamo tanto il comando dur e ci pesa di chiamarlo ogni volta dur, puoi fare alias spazio d uguale dur. Invio. E poi fai punto slash d. Invio e va bene. Ah no, come? No, va bene. No, è il contrario. Aspetta un po', fai man alias, non mi ricordo più come funziona, Dio santo. No, non è man alias, fai man bash. No, perché è un comando di bash proprio. Così. Non mi ricordo più come funziona. Spazio. Fai slash alias. Invio. N, questi, levati questi dalle. No, sono. Quanti so? Fai spazio, vai giù. Voglio vedere come funziona il comando alias, mica. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Fai spazio. Spazio per. Ecco, alias. No. N adesso. Oh, ci arriveremo. N. Ancora. Insisti. Eccolo. Questo. Oh, questo. Name value. Ah no, è al contrario. È dur uguale d. Mi sembra. Forma name value on standard when arguments are supplied, alias is defined for each name whose value is given. Ok, va bene. Q per uscire. Allora, scusami, è al contrario, è alias dur d uguale d. Invio. Adesso fai punto slash d. Ma santa pace di Dio, non è così? Non è uguale forse, è alias dur spazio d. No, aspetta un attimo, fai. Ma perché non funziona? Aspetta, Scusa, tu puoi dire virgolette. alias, scusami, perché io questo ne ho fatti una. Aspetta, scusami un attimo, guardo un attimo tra le mie cose, ce n'ho una tonnellata di alias. Qual è il problema? Ma non è così. Non è così. No, 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 è al contrario comunque. No, 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 no. Vabbè, facciamone un altro. Fai alias L, questo è molto usato. L uguale apici LS spazio meno L. Invio. Adesso se fai L, ecco, lui ti fa LS meno L. Boh, perché invece non fa dur, non lo so. Però ce lo dovresti avere. Il problema è che dur è un comando che non sta nella riga di comando. Prova a fare un'altra cosa, scusa, alias spazio d uguale apici.
punto slash punto sì, punto slash dur. Invio, fai di invio. Ok, adesso funziona. No, si vede che per essere l'alias di un comando bisogna mettergli proprio il path. Ok, io ho fatto il comando dur, ma l'ho fatto chiamandolo di. Va bene, questo è un questa è una cosa comoda. Ok. Di tutti i file, cioè di tutti gli shell script, ce ne stanno alcuni che sono molto importanti e sono quelli che la shell legge all'inizio dei vostri all'inizio quando uno chiama una shell, la shell legge questi file che sono dei file di comandi di shell. E questi file si chiamano, quello originale è punto .profile, fai ls oppure fai l spazio punto .profile, dato che ci siamo fatti l'alias. Ok, invio. Ok, c'hai un file che non sapevi di avere, perché ormai te li vendono, e che non è, vedete che non è eseguibile, ma viene comunque eseguito dalla shell quando comincia. Che cosa c'è dentro questo file? Fai less spazio punto profile, less con, ok, invio. Ok, ci sono tutta una serie di comandi, no, che stabiliscono, per esempio questi stabiliscono il path. Ok, aggiungono delle cose al path già esistente e così via. Ok? Ed è tutto spiegato e bla bla bla. Ok, questi ve li potete studiare. Ecco, quando profile viene eseguito, in questa vedete che in questo particolare profile lui vede se per esempio esiste la variabile bash version, no? Se non è nulla, se esiste la variabile, allora legge un altro file che è anche lui un file che viene letto all'inizio, che si chiama .bashrc. Allora fai q qui per uscire e fai less spazio punto bash rc. Ok, invio. Ok, anche qui questi sono altri comandi. Ok, e questi perché stanno qua e non nel profile? Perché profile viene letto da qualsiasi shell si apra, mentre bash punto bash rc viene letto soltanto da bash. Ok, e incidentalmente lui dice anche da non login shells, cioè quello che succede è che se io chiamo una shell al di sopra della mia shell, che quindi non è una shell di login, non è una shell con cui io accedo al sistema, è una shell che sta già sopra un'altra shell, bashrc viene letto, mentre punto .profile non viene letto. Ok, quindi ci sono delle piccole differenze, comunque non ve ne frega niente. Quello che vi importa di sapere è che se per esempio volete fare, per esempio, volete settare degli alias che ci siano sempre quando voi lavorate, perché eccetera, eccetera, li mettete dentro punto .bashrc. Perché dentro punto .bashrc? Perché gli alias sono una caratteristica della bash, non sono una caratteristica di tutte le shell. Quindi ognuna c'ha le sue, c'ha sue caratteristiche specifiche. Ecco, questi due file teneteli bene a mente. Tenete conto che una shell, quando parte, esegue prima di tutto un altro file. Fai Q qui.
Forse nel caso, Esegue. cioè, con l'alias gli diamo un nome che è di un altro comando. E diciamo Che cosa? alias ls uguale punto slash dir. Sì. Questo. L'ultimo alias è quello valido. Ah, quindi Prova a prende fare. ls. Provalo, provalo. Alias. Per fortuna c'è anche il comando analias. Così. Ok, fai, sì. Ls. Hai rotto il comando ls, nel senso che ora non lo puoi, non lo puoi più usare. Allora ci sono due modi. Se fai backslash ls, lui fa il comando vero. Ok? E poi puoi fare analias ls. Così. Sì. Ls, di nuovo. Ok? Occhio, si sfascia facilmente la roba. In Unix non c'è niente a sfasciarla. D'altra parte, almeno sapete che l'avete sfasciata voi. Spesso e volentieri negli altri sistemi la roba si sfascia che non l'avete manco sfasciata voi e non c'è nessun gusto. No? È molto più divertente sfasciare le robe da noi. Poi, per fortuna, un'altra caratteristica è che le robe si possono anche riparare. Ok, bene, quindi questi due. Allora, no, stavo dicendo, in realtà una shell partendo esegue un altro file che è un file di sistema che sta nella cartella slash etc, che è un file di configurazione dei terminali, e quindi fai cat cat slash etc slash profile invio. Ok, questo è un file, beh, va un po' più su di così, che setta tutta una serie di cose per tutti. Chiunque entri in questo sistema, lo setta in maniera system wide, come si suol dire. Ok? E quindi vedete che setta un path, che come vi ricordate è una variabile molto importante, e poi setta sostanzialmente il prompt. Ok? Setta il prompt e poi, poi legge anche un file. Vedete che qua alla riga in mezzo, dentro gli if, legge un file che si chiama slash etc slash bash.bashrc. Quindi legge anche un file di bash perché questo è bash. Prima lui verifica che sia effettivamente bash e in quel caso legge questo file qua. Ok? E poi per esempio verifica che l'utente non è root, perché se è root lui mette un altro prompt. Vedete ps1 uguale hashtag, no? Che è il prompt del root, di root. O se no, PS1 uguale dollaro. Questo se non è settato PS1. Se è settato non fa nulla di tutto questo. Vai giù in fondo. E poi se c'è una directory che si chiama profile.d, lui legge tutti gli shell script che stanno dentro la directory profile.d. Questo diciamo che è una roba introdotta dal packaging Debian, cioè che fa tutte queste cose in maniera da lasciare i file il più separato possibile. Ok. Bene. Allora, adesso vediamo un po'. Allora, vorrei farvi vedere la questione. No, prima vediamo un po' di comandi. Un po' di comandi in realtà li abbiamo già visti. E sono per esempio, fai il comando L. Invio. Questo è ancora settato, no? Quest'alias. Benissimo. Allora, mettiamo conto che io voglia,
tutti i comandi, cioè voglia tutte le righe che cominciano con la P. Ok? Allora, per esempio, faccio AL, non che cominciano con la P, che abbiano il nome del file che comincia con la P. Ok? Allora, cosa devo fare? Devo ritagliare, cioè ritagliare il comando in maniera da arrivare fino al nome. Ok? Allora, per esempio, la L pipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 9. Pipe cut cut spazio meno d apici spazio apici spazio meno F9, che prendo il nono campo, che okay, invio. Ok, qui c'ho tutti i nomi, dovrei avere, no, non ce li ho. Qua c'è un problema interessante. No, fai 9, riprendi il comando. Non è 9, è 10 trattino. Invio. 6. Vabbè. Non so perché, scusa, fammi L. Non so perché in alcuni il campo è diverso. Invio. Ah, perché ci sono degli spazi in più. Ok, devo levare quegli spazi di troppo. No? Perché vedete, il cut fa veramente, è molto stupido come. Quindi prima del cut devo levare quegli spazi che sono davanti ai numeri. Vedete? Quindi torno indietro ancora. Sì, ma torna ancora indietro? No, no, no. Mettiamoci un altro comando. No, in mezzo al cut, tra il pipe e il cut, devo mettere un altro comando. Sed. Come sempre, devo tagliare qua, devo levargli gli spazi, quindi dico sed spazio meno e spazio apici s slash backslash s più, cioè quando c'ho più di uno spazio slash. Sì, però mettici G. No, no, non, devi trasformarlo in uno spazio solo, quindi uno spazio, no, no. Spazio slash, perché questo deve essere uno spazio solo, G. Chiuse virgolette, vediamo se lo fa. Pipe. Invio. Ma che? Scusa, mi fai vedere senza il cut finale. Riprendi il comando, leva il cut finale, vediamo che cosa viene fuori, perché mi pare che non venga fuori niente. Invio. No, non sta tagliando niente. Prova invece che S più fai S asterisco. Invio, peggio mi sento, qua no, perché ha trasformato tutto in uno spazio, perché S asterisco vuol dire sia che ci sia sia che non ci sia, dovrebbe essere S più. Allora fai un'altra cosa, backslash S ancora dopo, e Mi sa poi proprio. no, sì, backslash S e poi un più. Ok, invio. No, ma che non lo fa? Allora di nuovo backslash S con l'asterisco invece. Qua, invio.
Mo sì. Ok, adesso sono tutti un singolo spazio, ok? Quindi qua possiamo tagliare col pipe, cut, vabbè, quello che è. Beh, sì, però molti devi ricordare che c'è backslash s e backslash s asterisco. Invio. No, è meno 9 evidentemente. Meno F meno, sì, meno F9. Vabbè, diciamo che va bene così, poi dopo lo facciamo più meglio. Adesso di questi io vorrei solo quelli che cominciano con la P, ok? Quindi per fare questo, adesso sto facendo un esempio qualsiasi, no? No, anzi, facciamo quelli che cominciano con la S. Per selezionare questi, uso quello che si chiama. Beh, uso il comando grep. Il comando grep. Grep significa get regular expression path. No, devi riprendere il comando di prima e fare un pipe. No, vai alla fine, fai quello che ti dico. Grep. Ok, lui qua vuole una espressione regolare. Allora, che cos'è un'espressione regolare? Un'espressione regolare è una collezione di caratteri formattata in un certo modo. Le potete andare a studiare, sono una cosa abbastanza semplice ma abbastanza criptica. Formattata in un certo modo per identificare una classe di caratteri. Quindi io qua li voglio dire, per esempio, tutte le S che si trovano, perché se io li dico, guardate, grep S, invio, lui seleziona tutte le righe in cui esiste una S da qualsiasi parte, ok? Una S minuscola incidentalmente. Allora, adesso gli voglio dire no, S minuscola, S maiuscola, per favore. Allora, per dire questo, metto fra parentesi quadre la S, però le devi mettere fra virgolette adesso, no, perché le parentesi sono interpretate. Virgolette, S maiuscola, S minuscola, o il contrario, va bene uguale. SS, no, no, S ed S piccola. Hello? No, no, devono stare dentro. Perché questa, aspetta, questa espressione regolare significa una S maiuscola seguita da una S minuscola, mentre invece io voglio o una S maiuscola o una S minuscola. Chiudi, leva non quello spazio, perché se no io voglio o uno spazio o una S o una. Ok? Invio. Ok, adesso lui ha trovato tutti quelli che hanno S maiuscole o S minuscole. Io però voglio solo quelli che hanno S maiuscola o S minuscola a inizio riga. Quindi per dirgli inizio riga, prima di questa espressione regolare, devo mettere un cappelletto come ho messo prima, il caret, il carattere caret. No, 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 nemmeno. Ah. Là, ecco. Ok, Aspetta un invio. attimo. Sì, perché se no ti cercava anche il cappelletto. Allora, cosa significa questa espressione regolare? Significa, voglio tutte le stringhe che a inizio riga abbiano o una S maiuscola o una S minuscola, no? Perché le cose che sono contenute tra un carattere. Le cose che sono contenute tra parentesi quadre sono quelle che si chiamano classi di caratteri. Io posso dirgli, per esempio, invece che questo, digli tra le parentesi quadre mettici A maiuscola trattino D minuscola. Allora io voglio tutti i caratteri, cioè le righe che cominciano con tutti i caratteri che vanno dalla A maiuscola sino alla D minuscola. Notare che A fanno tutti i caratteri maiuscoli fino alla Z, poi anche punto e virgola, eccetera, eccetera, fino alla D minuscola. Prova a vedere che cosa viene fuori.
o questa. Perché no? È perfettamente valida questa. Che cosa mi sta dicendo? No. Sulle espressioni regolari non mi possono rompere le scatole, perché... Allora, ok, va bene, prova a fare dalla A alla D maiuscola, ma voglio vedere se questo, se mi hanno cambiato pure questo, mi arrendo, ti invio. Ok, non ci sono. Allora, fai dalla D maiuscola alla S maiuscola. Invio. Ok, ma se fai dalla D maiuscola alla S minuscola, ma guarda che mi arrabbio, invio. Ma vattene. Metti l'opzione meno E, grep meno E e quella a fare là. Mo' voglio proprio vedere. Spazio, meno E, invio. Va bene, non funziona più grep, me l'hanno rotto. Vabbè. Non so. Dovrebbe funzionare, perché si vede che adesso, siccome era possibile, c'è stato qualcuno che ha protestato perché, ma allora, ma scusa, ma non capisco, eccetera, eccetera. Hanno fatto in modo che non si possano confondere caratteri minuscoli e caratteri maiuscoli. Se tu fai, per esempio, riprendi quello e fai D trattino S maiuscola, poi scusami, fai ecco D trattino S e poi fai D minuscolo S minuscolo, qui scrivi trattino S minuscolo, ok, invio, così lo fa, vedete? L'hanno cambiato perché hanno protestato, poveri cicci, che erano, vabbè, no comment. Comunque, le espressioni regolari sono comandi molto usati nella gestione dei testi, perché permettono di fare un sacco di cose, permettono di cercare all'interno di un testo particolari pattern, eccetera, eccetera. E sono usati dappertutto, tutti i linguaggi di scripting, per esempio, hanno espressioni regolari, addirittura Hawk può filtrare le righe attraverso le espressioni regolari e a seconda della risposta di un'espressione regolare oppure un'altra permette di fare un'operazione oppure un'altra sulle righe. Quindi voglio dire, sono molto potenti. Se volete, poi indiciamo un campionato di espressioni regolari per vedere quanto siete proficient. Di solito questa è una cosa sulla quale i programmatori si misurano, cioè fanno campionati di sollevamento pesi, espressioni regolari di varie forme e misure. Ok, praticamente sed. Avete visto com'è? Ecco, per esempio, sed è uno streaming editor, cioè è un comando che permette di senza aprire un editor, permette di fare dei cambiamenti dentro un file o dentro una collezione di file in una botta sola senza nemmeno guardare. Per farvi capire, fai un po' cat, fai il cat di dur, del nostro comando dur, e proviamo a fare un cambiamento con sed. Fai invio. Allora, mettiamo conto che qui volessimo cambiare qualcosa. Adesso ecco, volessimo cambiare per esempio tutte le S. No, questa è un po' stupida come cosa, ma non so bene che altro fare di
di Impressive. Tutte le S vogliamo cambiarle con quattro chiocciole. Ok? Allora fai CAT DUR spazio pipe sed, vabbè, fa lo stesso, intorno agli operatori, qua ci vuole uno spazio, sed, apici, s, slash, s, perché è la lettera s che vogliamo cambiare. Questa è un'espressione regolare qua dentro, quindi possiamo usare tutte le cose. L'espressione regolare, se è una stringa, è quella stringa là. Se invece si usano i caratteri particolari, per esempio, se diciamo vogliamo cambiare sia le S maiuscole che le S minuscole, basta che fai no tra quadre. Ok? E fai chiusa espressione slash adesso, no slash. Adesso bisogna dirgli in che cosa cambiarli. Quattro chiocciole. Ok, adesso se lo facciamo così, lo farà solo per la prima. Fai, chiudi le virgolette e manda. Per la prima di ogni riga che trova. Invio. Ok, vedete? Lui cambia solo la prima e il file non è cambiato. Questo è fatto in streaming, lo vediamo nell'output che è cambiato, ma il file stesso, adesso se rifai il cat di dur senza sed, non è cambiato. È chiaro? È una cosa che viene fatta appunto in streaming, al volo. Ok? Adesso se invece vogliamo cambiare tutte le S di ogni riga, allora torna indietro e fai, aggiungi una G alla fine dell'espressione, no, alla fine di tutti i cambiamenti, ok, lì, ok, invio, e questo lo cambia globalmente su tutte le S che incontra, va bene? Vabbè, questo è un esempio stupido, però è per farvi vedere, cioè per esempio quando vi serve di filtrare un output. Ok, queste cose qua sono molto molto importanti, perché se voi partite dal principio, per esempio, che trattate sostanzialmente, per esempio nella composizione musicale elettroacustica, proprio direttamente, trattate direttamente testi, cioè state usando file di testo puro, questi strumenti vi permettono di fare tutti i filtraggi che volete, ok? E operazioni di ogni sorta e tipo. Ok, direi che andiamo avanti. Bene, adesso i comandi, diciamo, i comandi che ci mancano da vedere sono, e che sono molto importanti per campare bene, sono un comando che è abbastanza complesso, che è il comando make, ok, e poi va bene, ci sono dei comandi particolari specialmente per diciamo il multimedia e l'audio video. Allora, che cos'è il comando make? Il comando make è un comando che permette di stabilire l'ordine con cui vengono eseguiti un certo numero di comandi. E di non ripeterli se i comandi sono già stati eseguiti. Ok? Cioè, il comando make stabilisce una serie di dipendenze. Perché è importante questo? Perché mettiamo conto che, appunto, come per esempio Francesco sa bene,
Per fare il suo pezzo lui deve fare prima un comando di Python, poi che crea una partitura, poi il comando di Csound che legge questa partitura, eccetera, eccetera, bla bla bla, alla fine esce fuori il pezzo. Quindi quello che stiamo dicendo è ogni volta lui deve fare questa sequenza di comandi che deve essere fatta in questa sequenza, ok? Non può essere fatta in un'altra. Allora si potrebbe ovviamente fare con uno shell script, come avete visto, no? Ma quello che è più, cioè più complicato è dire se ci sono delle dipendenze che non vanno toccate. Per esempio, se io ho già fatto la partitura e devo solo fare girare Csound, non c'è bisogno che io rifaccia la partitura. A meno che non abbia cambiato qualcosa che crea la partitura, ok? Quindi c'è una dipendenza tra il fare la partitura e cambiare il programma che sta a monte del fare la partitura, oppure non farla e far girare soltanto il comando csound, no? Quindi il comando make permette di stabilire queste dipendenze attraverso un file di configurazione che opportunamente si chiama makefile con la M maiuscola, però lui legge anche quelli con la M minuscola, ma diciamo che lo standard è di scriverlo con la M maiuscola. Adesso creeremo un file che usa il nostro comando dir, per esempio, tanto per essere così, usa il nostro comando dir e gli facciamo fare delle cose. Allora, devi fare atom makefile, facciamo un makefile. Non è che mi apre quelli. No, ti apre quello che sta in questa directory, quindi niente. Ok? Allora, come funziona questo file? Questo file ha un certo formato. Il formato è il seguente. Adesso cominciamo da una cosa semplice. Ingrandisci, è su grandi caratteri? Sì, forse sì. Allora, sulla sinistra del comando c'è il cosiddetto target, ok? E questo per esempio chiamiamolo dir.output. No, scrivi dir.output. Oh, qui ci vanno due punti, nel senso che questo significa, questo target dipende da altre cose, ok? Per esempio, dipende dal comando dir, spazio, lascia uno spazio qua. Sì, forse non va lasciato, si può non lasciare, ma è bene lasciarlo, ok? Per esempio, se noi cambiamo il comando dir, bisogna rifare questa cosa. Sotto c'è scritto il nome del comando, cioè c'è scritto la cosa da fare quando bisogna soddisfare questa dipendenza. Però la cosa importante è che come in Python, no, qui ci vuole proprio un tab. È una cosa brutta, ma non ci posso fare niente. È proprio un tab di carattere. Ok, qua quello che facciamo è questo, fare punto slash dir, cioè qui eseguiamo il comando che crea questo file dir.output. Allora fai dir spazio, no, no, punto slash dir abbiamo scritto, poi spazio sounds, quello che abbiamo fatto prima, slash asterisco punto wav, no, attaccato, Sì. si chiama sounds, asterisco punto. No, o si chiama suoni, scusami. No, si chiama suoni forse. Abbiamo chiamato suoni, no? LS. Orsu. Suoni. Ok. Allora, suoni. Oh, poi tutto questo lo ridiretto.
dentro dur.output. Ok. Fine della questione. Naturalmente, allora, vediamo come funziona Makefile. Make. Allora, fai salva. Ok, abbiamo un Makefile. A questo punto lui può scrivere make. Non c'è, non è un tab quello che hai fatto, mi sa. Che razza di errore del... Ci sono spazi e non tab. L'hai fatto col tab proprio? Sì. No, uno solo ce ne deve essere. Fatto col tab. Che dice prima del primo obiettivo? No, 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 quello va bene. È che sotto il target, no, scusami, ma dur output sta a inizio riga? Che te possino caricate de denaro. Un tab è quello, ok. Perché quello hai tabbato pure quello. Dai. Ok. Adesso lui ha fatto esattamente questo. Dovremmo avere nella directory file ls, dovremmo avere un file che si chiama dur.output. Eccolo là. Ok, fai cat spazio dur.output. Invio. Ok, lui ci ha scritto dentro il risultato del comando. Quindi lui ha fatto il comando. Adesso se tu fai make di nuovo, dice no, non lo rifaccio perché l'ho già fatto, non è cambiato niente. Adesso facciamo siccome dipende dur.output, dipende da touch, da dur, aggiorniamo dur, lo facciamo diventare più giovane, no? Con il comando touch, touch, no, touch, il comando touch, spazio dur. Adesso avrei dovuto farvi vedere qual era la data di dur precedente. Adesso fai L e vedrai che dur è molto giovane, è di adesso, 16:37 sono adesso, ok? E vedete che dur.output è più vecchio, ok? Quindi lui dice, ah, ma dur è cambiato. Quindi adesso se fai make, lui lo rifà, ok? Fai make ancora una volta, lui non lo fa più, ok? Allora, il succo... Come dici? Sono due out. No, è uno solo. È stato sovrascritto. Sì, in Unix si sovrascrive che è una bellezza. Se sovrascrivete dati importantissimi, è il problema vostro. Ok. Adesso, per esempio, nel makefile si possono mettere... Altri target, no, non solo quello, per esempio, allora riprendi il makefile, atom make, ok, facciamo un altro target sotto, sempre lascia una riga, vai a capo, ok, e poi scrivi clean, facciamo il target clean. Il target clean non dipende da niente, cioè questo significa che lui fa pulizia quando noi gli chiediamo di farlo. Due punti, vai a capo, adesso tab, rm, spazio, dur.output. Ok, il clean fa la pulizia, cioè leva il file creato da questo makefile, salva.
Ok, adesso il primo target lui lo fa per default, lui fa il primo target. Per dire che vogliamo il secondo target, lo dobbiamo dire esplicitamente. Vai sul terminale. Quindi bisogna No, l'ha già fare. fatto. Eh? L'ha già No, fatto se. il primo. Ah, perché abbiamo cambiato. No, non è che il cambio del makefile non sta nelle dipendenze, non l'abbiamo messo nelle dipendenze e quindi lui non lo rifà. Potremmo metterlo nelle dipendenze? Vai, facciamolo. Edita il makefile ancora. E per metterlo nelle dipendenze dobbiamo metterlo sulla riga del dir.output. Sulla prima riga fai dir e poi dipendiamo anche da makefile. Quindi se cambiamo il makefile lui comunque rifarà. Spazio, me, con la M. No, non c'è. Ok, salva. Ok. Fai make. Lui lo rifà perché abbiamo aggiornato il makefile. Non abbiamo aggiornato dir, ma abbiamo aggiornato il makefile. E poi se lo rifai ancora, lui non lo fa. Però adesso se fai make clean, invio, lui lo rimuove, ok? E se fai make clean ancora, lui riprova a rimuoverlo perché lo fa sempre e comunque make clean, ok? Non ha nessuna dipendenza per cui lui piglia e lo fa. E naturalmente non lo trova, per cui uno dovrebbe usare invece che rm, dovrebbe usare rm-f. Ok? In questo modo non romperebbe le scatole che il file non è esistente, eccetera, eccetera. Bene. So much. Adesso, naturalmente, se lo rifai, make normale, ok? Lo rifà perché dir.output era sparito. Ok? È chiaro a tutti come funziona Make? Il vostro mutismo mi impressiona. Se è chiaro a tutti, vado avanti. Make è estremamente utile. Make è veramente uno di quei comandi che quando lo sapete usare bene vi risolve la vita, soprattutto perché, per esempio, ci possono essere delle operazioni che hanno delle sequenze di comandi molto complesse e articolate e arzigogolate, e make c'ha tutta una serie. Adesso non ve lo sto a fare, non sto, vi sto a fare i dettagli della cosa, ma nel makefile si possono mettere variabili, si possono mettere cose che vi permettono di veramente gestirli in maniera estremamente gestire questi comandi complessi con molta facilità, e l'unica cosa che dovete fare è make e basta. E quindi scrivere make è l'unica cosa che vi dovete ricordare, che è estremamente comodo, perché naturalmente vi potete immaginare che le difficoltà che avete voi adesso con la riga di comando ce l'hanno avute tutti i programmatori inclusi, e quindi si sono creati i tools e le utility per semplificarsi la vita. Ok? Soltanto che poi questi tools e utility sono relativamente complicati da usare, per cui chi è venuto dopo nell'informatica ha giudicato che appunto le segretarie non erano in grado di imparare questa roba, e per cui hanno fatto dei computer da segretario. Con tutto rispetto, che è una categoria di fondamentale importanza per gli esseri umani. Bene, questo. Ok, e qui concludiamo questa carrellata di comandi. Adesso volevo farvi vedere, esistono dei comandi che sono molto utili per dunque, per
per noi, per l'uso col suono. Uno è il comando SOX. Ce l'hai tu SOX installato, Francesco? Guarda Non lo un po'. so. Scrivi SOX? Non lo SOX? No, SOX con le X. No, una X. Invio. Non Atene, però ti dice già quello che devi fare per installarlo. Sudo apt install SOX. Dai. Faccio. No, stiamo qui, aspettiamo che compaia da solo. Vabbè, non ti preoccupare, non la vediamo. Ecco, questa è una meraviglia di Debian, che uno se ha bisogno di un comando se lo tira giù e buonasera. Dai, sì, gli devi dire sì, se no non lo fa. Ammazza com'è bello colorato. Bene, l'ha fatta. Adesso ce l'hai? Scrivi SOX. Invio. Ce l'hai. Benissimo. Adesso, per esempio, allora, SOX è quello che si chiama il coltellino svizzero dei file audio. Per esempio, fai snd info, come si chiama? Suoni, spazio suoni, slash, il primo, mettici una A e fai tab, no, B, non lo so. Hai scritto Sony. Dai. Ah, so uni, giusto. Bravo. Buongiorno Leonardo. No, non Maestro, ma c'è. io sono entrato prima e non se n'è accorto. E non me ne sono accorto, via, Dio buono. Stavo. La Madonna, uscire. Sono entrato Ma c'è questo file? letteralmente. Sì. E non ti avevo visto. Ora ti ho. Scusa, va bene, fai invio. Invio. Bene, questo qua è registrato monaurale a 22.050. Ok? Lo vogliamo ricampionare stereo a 44.000, a 48.000, voglio rovinarmi. Ok? Quindi fai SOX spazio. Allora, SOX funziona così, poi vi leggete tutta la spiega, c'ha 12.000 opzioni e non lo so manco usare tutto, però comunque SOX generalmente funziona così. Metti il file di input suoni apert2.wav slash quello lì, insomma, e poi ci metti spazio meno C2, cioè lo voglio stereo. Meno due canali, meno R48.000. Naturalmente, vabbè, verrà una porcheria. E spazio. E poi qui lo mettiamo in if xxx.if o iff anche. Perché, ok, invio ls-l oppure l, già che ci sei. L'ha fatto, dove sta xxx? Sì, sta in fondo. Adesso se fai sndinfo di xxxf.if, invio. Allora, lui l'ha trasformato, ha fatto un file stereo, 48.000, questo, quell'altro e quell'altro ancora. Ok? Un comando del genere è d'oro, nel senso che permette veramente di trasformare qualsiasi cosa in qualsiasi cosa e cambiare canali, bitrate, bitdepth, qualsiasi cosa. Permette anche di Io fare avevo molte. Prego. scusi, io avevo usato SOX, però non sapevo che potessi cambiare canali, sample rate, eccetera, Ma eccetera. voglia, L'ho usato solo per ma questa è. convertire da WAV. Dai, Sì, fa WAV.
Ma questa è una stupidaggine, ma può fare messaggi, filtri, briga, fa di tutto. Solo che appunto la cosa che è comoda è che fa tutto in batch, cioè fa tutto da riga di comando e volendo uno se lo può mettere appunto in uno script, in un shell script, può veramente fare roba da chiodi, ok? Questo è uno. Adesso, tutti questi comandi ve li guardate, nel senso che, ecco, se tu scrivi man sox adesso, c'è una pagina del manuale che non finisce più. Vai. Ecco, qua adesso fai tab, no, fai spazio, spazio, spazio e vai avanti, bla bla bla, fai il form, avanti, vai avanti, il dithering, il clipping, input file combining, output file, special file name, vabbè, basta così, ve lo studiate da voi, ok? Io voglio solo che sappiate che sta roba esista. Quando vi serve, sapete dove andare a cercare. Un altro comando interessante i comandi interessanti sono gli encoder, cioè per esempio lame è un encoder, ce l'hai lame, scrivi lame. È troppo difficile da fare. No, sì, copia e incolla. Guarda che roba, qua manco ti ha chiesto niente, è partito in quarto. Fatto, fatto, c'è una bella rete, devo dire. Adesso pigliamo, fai lame. Aspetta, piano, calma, calma. Allora fai lame spazio xxx.iff e basta. Invio, questo ve lo trasforma in MP3, già fatto tra l'altro incidentalmente. LS-L, questo è un trasformatore, è un encoder MP3. Se volete l'encoding in Ogg Vorbis, mi pare che si chiami Ogg Enc. Ce l'hai Ogg Enc? Ogg Enc. Va bene, questo ti installa. Se volete il FLAC, c'è FLAC. Ce Ci l'hai sta. FLAC? No, Questi sono i penso. vari, diciamo che sono i vari encoder, ok? L'unica cosa da ricordarsi è che MP3 è un encoding con dei trademark, quindi se potete usare altri encoding tipo Ogg Vorbis oppure che tra l'altro incidentalmente sono cresciuti di più nel tempo e o FLAC è meglio. Ok, l'ultimo comando multimediale di cui volevo parlarvi è ffmpeg, che naturalmente è pronto invio. Ah, ce l'hai, questo invece ce l'hai, ti era già stato installato. Allora, ffmpeg è l'equivalente di SOX ma per i video. Ok? Per esempio, tutti i video che io ho messo su YouTube che ho dovuto giuntare insieme, eccetera, eccetera, li ho giuntati non con un editor video che mi scassa la macchina partendo, ma con questo stupidissimo comando da linea di comando. Ok. Tanto stupido non è, anche perché ci vuole un'ingegneria aerospaziale per usarlo, perché io non lo so usare in maniera estremamente limitata, ma per esempio permette di fare encoding e decoding da formati diversi, ok? Anche questo man ffmpeg, e questo è ancora peggio di SOX, nel senso che vai, adesso fai spazio, 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 eccetera, eccetera. Ok? Qua. Però veramente si può fare un sacco di roba,
E la questione è che questa roba qua si può fare appunto sempre in maniera diciamo leggera, da riga di comando, senza far partire delle portaerei pazzesche che sono gli editor di video, eccetera, eccetera. Lui lavora in background e tra l'altro lavora in maniera molto intelligente, FFmpeg. Se avete molte CPU, lui distribuisce il carico tra le CPU. È veramente fatto molto molto bene e vi permette di fare delle cose appunto notevoli quando sapete più o meno quello che dovete fare, eccetera, eccetera. Fa anche encoding audio. Direi che per l'encoding audio non c'è bisogno di scomodare FFmpeg, SOX va più che bene. Ok, vediamo se mi manca qualcosa. No, io diciamo che avrei fatto quello che volevo fare. Dalla prossima volta passiamo alle reti. Parliamo di reti, ok? Quindi interromperei qua, come dice quello che fa i problemi di algebra su YouTube, and this is a good place to stop. Allora, avete un compito da fare per la prossima volta, che è quello di fare il super dur, che appunto fa l'elenco dei file con la durata relativa e poi la quantità totale, la durata totale alla fine. Ok? Ok. Sì. Bene. Come dici? Mi fa piacere che ne stiamo facendo fuori parecchi, di persone man mano che andiamo avanti. È un grande classico. Cosa dicevi, Francesco? Andiamo a avviare le cose di oggi. Sì, mettimele su Slack. Ok, allora a martedì Ma prossimo. No, prego, Sheila. è possibile ripetere il video? Cosa dobbiamo fare? Ok, noi abbiamo fatto il comando dur, adesso ve lo metto online, vi metterò i link, eccetera, eccetera, quindi lo potete prendere. Dovete modificare quel comando, ok? Quello che voglio è che tiri fuori cioè in questo momento quel comando tira fuori solo la durata totale di tutti i file, ok? Io vorrei che tirasse fuori tutti i nomi dei file con le durate relative, no? Per esempio, file x.wav 2 punti durata, no? In secondi, file y.wav 2 punti durata e poi alla fine totale questo, ok? Alla fine il valore totale. Per fare questo dovete lavorare molto su quello che fa awk, ok? Se no non ci riuscite a farlo. Bene. Grazie. Prego. Comunque lo descriverò meglio nel ritmi della lezione di oggi. Così vedrete esattamente quale deve essere l'output. Dimmi. Se chiudo il terminale, il file da punto di sì, se si autoscrive da solo, se rimane scritto. Quale file? No, se hai chiuso il terminale, quello si chiude. Quindi mandami anche quello. Ah, sì. Ok? No, quello rimane scritto, si chiude quel file. Però rimane scritto, mica, se no. Va bene? Signori, è stato un vero piacere. Grazie Arrivederci. mille. Arrivederci. Buona. Arrivederci. Mi sento, Francesco. vero? Sì, ti sento, sì. Arrivederci.
Ah, ok, perché non mi usciva il segno. Arrivederci. No, Grazie Francesco, mi serve che mi dai anche i file fatti, quelli che abbiamo fatto, il makefile, dur, eccetera, eccetera. Vabbè, mille. Buona. Mi fai quello. .output. No, il dur.output non mi serve, il dur mi serve. Già inviato il Ah, va tour bene, scusami, non l'FD lo vedo, non lo sistemi. vedo. Va bene. No, Ok. Ciao va bene. Frank. Grazie. Ciao ciao.